Buonasera a tutti, siamo Aurora e Paolo e stasera parleremo del sacramento del matrimonio. E, come diceva Don Salvatore nell'ultimo incontro, il sacramento dell'ordine e il sacramento del matrimonio costituiscono due degli stati di vita essenziali della Chiesa, il sacerdozio e il matrimonio. Oggi noi approfondiremo appunto il matrimonio, in particolare facendo riferimento a quattro aspetti: quello della libertà, quello dell'unità, quello della fedeltà e della procreazione. Quindi il primo aspetto di cui parleremo è quello della libertà e a sua volta lo suddivideremo in tre parti: il libero consenso matrimoniale, la libertà nella coppia e la libertà della coppia. Sul libero consenso matrimoniale ci viene in aiuto il Catechismo della Chiesa Cattolica, che dice che i protagonisti dell'alleanza matrimoniale sono un uomo e una donna battezzati, liberi di contrarre il matrimonio e che esprimono liberamente il loro consenso. Il fatto che il consenso è libero significa che non ci sono costrizioni dall'esterno, quindi i due sposi sono liberi appunto di scegliere da soli di darsi il consenso e non devono esserci impedimenti rispetto ad una legge naturale o ecclesiastica, per esempio non devo essere già sposato o ordinato sacerdote, per esempio. E questo scambio del consenso come avviene? Avviene con la formula. Ora della formula parleremo in seguito. Concentriamoci adesso più sul discorso della libertà, cioè che questo consenso deve essere libero. Che significa che sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica si dice che essendo il consenso un atto profondamente umano, deve appunto partire dalla volontà delle due persone, no? Che liberamente decidono di promettersi amore eterno anche davanti in pubblico, no? Davanti alla Chiesa e a tutti gli altri. E il sacerdote che assiste a questa promessa accoglie appunto questo consenso da parte degli sposi a nome della Chiesa e sempre a nome della Chiesa lo benedice. E anche il fatto che esistono le pubblicazioni che vengono affisse fuori e i testimoni che appunto partecipano alla celebrazione è proprio per questo motivo, perché per assicurare la veridicità della libertà con cui i due sposi appunto scelgono di compiere questo passo. E perché il sì degli sposi sia un atto libero e responsabile, e perché l'alleanza matrimoniale abbia delle basi solide e durature, di fondamentale importanza è la preparazione al matrimonio, per cui si intende non solo il corso per fidanzati che molte parrocchie organizzano in 10-15 incontri, ma anche proprio il fidanzamento stesso, e quindi inteso proprio come un tempo di grazia. Durante il quale i fidanzati si conoscono, approfondiscono la conoscenza fra di loro e pongono quindi delle radici, delle basi solide su cui fondare poi il matrimonio stesso. E il secondo aspetto della libertà è invece la libertà nella coppia. Ora, nel mondo di oggi, quando si parla di libertà, è facile fraintendersi perché comunque è un tema molto dibattuto e molto complesso. Sicuramente libera è una persona non quando fa quello che vuole. Questo appunto è istintività e questo è quello che purtroppo ci insegna il mondo, no? E la libertà egoistica del fare quello che si vuole è una libertà che ritorna su di sé, quindi non è una libertà feconda. Mentre la vera libertà è quella che ci insegna Gesù, che ci dice appunto che la vera libertà è quella che è testimoniata da Gesù stesso, in particolare nel momento in cui della lavanda dei piedi, in cui appunto lava i piedi ai suoi discepoli. Quindi libertà è sinonimo di servizio appunto gratuito, quindi il servire l'uno o l'altro, quindi lo sposo o la sposa e viceversa. E l'amore appunto che vediamo in Cristo è l'amore che risplende nel servizio gratuito. E è questo l'amore liberante, è questo l'amore che crea anche comunione nella coppia. E più la coppia vive la comunione, e più le persone crescono, e più sono persone libere, e più crescerà questa comunione fra di loro. Nell'Umane Vitae, che è una
Un'enciclica di Paolo VI, l'amore coniugale viene definito come un amore pienamente umano, che vuol dire sensibile e spirituale, quindi non soltanto una questione di sentimento o di trasporto istintivo, ma anche proprio una questione di volontà, che non è, che è destinato a mantenersi, quindi che deve essere rinnovato giorno per giorno. E che porterà poi gli sposi a diventare un cuor solo e un'anima sola. È un amore totale, perché gli sposi con generosità e gratuità condividono tutto della loro vita, e quindi non si ama il consorte soltanto perché ci ama, ma non per quello che riceviamo da lui o da lei, ma per il nostro desiderio di donarci a lui. È un amore fedele ed anche fecondo. E nella Familiari Consortio di Giovanni Paolo II viene definita appunto l'amore coniugale come un'esperienza di comunione, che non è però fine a se stessa, diciamo, non rimane chiusa all'interno della famiglia, ma diventa un qualcosa che si apre alla società, perché ciò che caratterizza questo amore è l'accoglienza, il dialogo, la disponibilità, il servizio, la solidarietà, che sono dei, diciamo, dei grandi valori che fanno bene a tutta la società. Quindi la comunità familiare diventa anche un esempio per tutto il resto della società. E l'ultimo aspetto della libertà di cui vogliamo parlare è la libertà della coppia. E qui ci viene in aiuto una famosa frase della Genesi che dice: l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua donna. Quindi qui il verbo lasciare indica proprio la capacità di intraprendere un cammino lasciando le sicurezze e le protezioni presenti nella famiglia di provenienza. Quindi lasciare proprio una mentalità, un modo di vivere, per abbracciarne uno completamente nuovo. È chiaro che lasciare i genitori non significa dimenticarsi o abbandonare economicamente, affettivamente i propri genitori, ma significa proprio scegliere il compagno o la compagna e con essa scegliere proprio liberamente la nuova forma da dare all'amore. Il secondo aspetto di cui parliamo è l'unità. A proposito di comunione di cui parlavamo prima, la prima comunione che si instaura e si sviluppa fra i coniugi è quella in cui, in forza del patto coniugale, l'uomo e la donna, come dice appunto il Vangelo di Matteo, e l'uomo e la donna non sono più due ma una carne sola. Quindi sono chiamati a crescere continuamente nella loro comunione attraverso la fedeltà quotidiana alla promessa che hanno fatto. E qui ci diamo di nuovo la Familiaris Consortio. Che dice chiaramente in modo molto bello che questa comunione coniugale affonda le sue radici nella naturale complementarietà che esiste fra l'uomo e la donna e si alimenta attraverso la volontà personale degli sposi di condividere l'intero progetto di vita, ciò che hanno e ciò che sono. E questa comunione proprio è il segno di un'esigenza profondamente umana. E la cosa bella è questa, che Dio prende questa appunto esigenza umana, la conferma, la purifica, la eleva e la conduce a perfezione attraverso proprio il matrimonio. E infatti, durante il matrimonio, lo Spirito Santo offre agli sposi cristiani il dono di una comunione nuova d'amore. E questo è bellissimo. E questo dono avviene attraverso il dono dello Spirito, che è un impulso e uno stimolo per gli sposi affinché ogni giorno possano progredire verso un'unione maggiore fra loro, ma a tutti i livelli, quindi non soltanto l'unione dei corpi, ma anche l'unione dei caratteri, dei cuori, delle intelligenze, delle volontà e delle anime. E appunto attraverso questa comunione d'amore in qualche modo diventano una testimonianza dell'amore che ha unito Cristo con la sua Chiesa. E la famiglia in questo modo si concentra in Cristo e attraverso appunto guardando a Lui riesce a vivere sia i dolori che le gioie nell'ottica della passione e risurrezione. Quindi quando diciamo si trova ad affrontare
dei periodi difficili, dolorosi, guardando alla croce di Cristo, trova anche nella preghiera il modo di riuscire ad affrontarli senza divisioni, okay? Rimanendo uniti. E allo stesso modo le gioie e le cose belle che quotidianamente succedono vengono vissute, diciamo, alla luce della risurrezione. E questo è un po' anche quello che dice Papa Francesco nell'Amoris Laetitia. E il terzo aspetto di cui parliamo è quello della fedeltà. E qui prendiamo in considerazione la formula che gli sposi appunto con la quale gli sposi si scambiano il consenso e ci mettiamo i nostri nomi e quindi diventa così. Io Paolo accolgo te Aurora come mia sposa, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Partiamo dal primo punto, cioè io Paolo accolgo te Aurora come mia sposa, quindi è un'accoglienza, no? Una promessa di accoglienza, ma che cosa significa? Nella Bibbia, quando c'è una chiamata per nome, si intende che appunto la persona che viene chiamata per nome viene conosciuta in tutti i suoi aspetti, quindi in tutta la sua essenza, quindi sia per quanto c'è di positivo, sia per quanto c'è di negativo, quindi pregi e difetti. Per cui già il fatto che i due sposi si facciano la promessa chiamandosi per nome significa che presuppone una conoscenza tale l'uno dell'altra che permette appunto di rendere questa promessa ancora più vera perché non ci sono punti nascosti e si conoscono dell'altro tutto quello che ci piace e anche quello che non ci piace. Per cui è appunto un amore che è cresciuto e che è arrivato al punto appunto di riuscire a donarsi in questo modo. Il secondo aspetto, dice questo, no? Prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Quindi prometto di esserti fedele sempre in qualsiasi situazione, quindi nella debolezza, nella forza, nella gioia, nel dolore, nella tristezza, nelle cose belle, nelle cose brutte. Quindi sempre. Ma che cosa significa questo? Significa che l'amore appunto non è un sentimento, ma è volontà. L'amore è cercare sempre di comprendere l'altro anche quando non lo riusciamo a comprendere, quando si comporta male, quando non riusciamo a capire i suoi atteggiamenti. Non è altro che in fondo dare la vita per l'altra persona, ossia offrirsi senza pretendere nulla in cambio, senza pensare di ricevere qualcosa in cambio, ma nella sola volontà di fare appunto il suo bene. E quanti periodi difficili, no? Durante il matrimonio, ognuno di noi ha attraversato, sia perché magari si è trovato davanti a situazioni inattese, ossia perché magari ci sono stati periodi in cui la passione, il desiderio, calano e magari non sentiamo più l'amore, no? Dall'altra parte. E, è importante vivere questi momenti non da soli, ma affidandoci appunto al Signore, affidandoci a Gesù. Perché quello è l'unico modo attraverso il quale noi possiamo continuare appunto ad andare avanti, a creare comunione con l'altro. Ed ecco perché la seconda caratteristica della fedeltà è proprio amare sempre a prescindere. La terza caratteristica, la terza parte dice di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Che cosa significa questo? Che questa fedeltà non è una promessa che si fa il giorno del matrimonio e poi basta, ma è una promessa che deve essere rinnovata giorno per giorno, quotidianamente, per sempre. Quindi diciamo questo è la missione più importante degli sposi, oltre al lavoro, i figli, gli impegni e tutto il resto, per prima cosa la missione degli sposi è proprio questa, cioè mantenere quotidianamente e ripetere quotidianamente questa promessa e mantenergli fede. Ed è per questo che la terza caratteristica della fedeltà è saper amare ogni giorno. Ma tutto questo, che sembra impossibile, in realtà è reso possibile solo attraverso lo Spirito Santo. Infatti nella promessa noi diciamo, no, io Aurora accolgo Paolo
e con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele. Quindi tutto questo avviene, non siamo da soli appunto, ma avviene con l'aiuto appunto della grazia di Cristo. E occorre tenere presente appunto che la fedeltà è una promessa, non c'è un obbligo, ma c'è piena libertà orientata proprio all'amore adulto. Ed è molto bello pensare che questa fedeltà che i coniugi appunto si scambiano è una fedeltà che si innesta propriamente nella fedeltà che Dio ha verso gli uomini. E infatti nel Salmo 99, no, si dice: l'amore del Signore è per sempre, eterna è la sua fedeltà. E a questa preesistente promessa che Dio fa agli uomini, all'umanità, su questa promessa si fonda proprio anche la promessa che l'uomo e la donna appunto si scambiano il giorno del matrimonio, per dire appunto che non siamo soli. E l'ultimo aspetto, diciamo, della fedeltà che di cui volevamo parlare è quella dell'indissolubilità, perché in un periodo, appunto, in un tempo come il nostro, in cui si ritiene molto difficile o addirittura impossibile legarsi ad una persona per tutta la vita, e addirittura c'è una cultura che proprio rifiuta questa indissolubilità e che deride l'impegno degli sposi nel portare avanti la loro fedeltà, invece è necessario ribadire il lieto annuncio, appunto, della definitività dell'amore coniugale, perché lo sposarsi in chiesa non è altro che una testimonianza, no? Del fatto che gli sposi credono a questa definitività dell'amore coniugale. E anche qui perché ci credono? Perché in realtà questa definitività trova il suo fondamento in Gesù. Infatti è sempre la Familiaris Consortio che ci dice che l'indissolubilità del matrimonio trova la sua verità ultima nel disegno che Dio ha manifestato nella sua rivelazione. Egli vuole e dona l'indissolubilità come segno d'esigenza dell'amore assolutamente fedele che Dio ha per l'uomo. Quindi gli sposi possono rimanere appunto fra loro fedeli per sempre, perché questa è proprio la volontà del Signore, che dice: quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Infine, l'ultimo aspetto del matrimonio di cui vogliamo parlare è quello della procreazione. Questo perché l'amore coniugale è un amore fecondo, cioè che non si esaurisce tutto nella comunione dei coniugi, ma è destinato a continuare suscitando nuove vite. E com'è possibile che questo possa succedere? Sempre nella Familiaris Consortio si legge che Dio chiama l'uomo e la donna ad una speciale partecipazione del suo amore e insieme del suo potere di creatore e di padre, mediante la loro libera e responsabile cooperazione a trasmettere il dono della vita. Quindi Dio, che è creatore, fin da subito dà all'uomo questo compito, e cioè quello di continuare nella collaborazione con lui per la creazione di nuove vite, e quindi sceglie in qualche modo di renderci quasi simili a lui, sicuramente collaboratori della sua opera creatrice, attraverso l'unione carnale tra un uomo e una donna, quindi attraverso un rapporto sessuale. Per cui possiamo dire che, inquadrato in questa situazione qui, riusciamo a capire qual è il profondo significato che nel cuore di Dio riveste questo aspetto dell'unione carnale tra lo sposo e la sposa. E quindi riusciamo anche a capire quanto effettivamente sia grande il suo amore per noi, che ha scelto come aspetto che più ci avvicina a lui anche qualcosa che per noi è molto piacevole. Per cui anche qui possiamo ritrovare un aspetto del suo profondo amore, del suo desiderio di avvicinarci a lui. E ovviamente, visto in questo senso qui, non possiamo unirci in questo modo qui, quindi pensare di poter collaborare con Dio unendoci con la prima che passa o col primo che passa. Per questo motivo torna di nuovo importante il periodo del fidanzamento, che è vissuto come un periodo in cui si cresce nell'amore e si cresce nella conoscenza reciproca, per arrivare poi finalmente a potersi donare totalmente all'altra persona, anche con l'unione carnale.
Nell'Umane Vitae, sempre di Paolo VI, l'atto coniugale ha due significati strettamente collegati, che sono quello unitivo e quello procreativo. Si legge proprio: l'atto coniugale, mentre unisce con profondissimo vincolo gli sposi, li rende atti alla generazione di nuove vite, secondo leggi scritte nell'essere stesso dell'uomo e della donna. Quindi i due aspetti, unitivo e procreativo, sono aspetti essenziali che vanno insieme. E in questo modo il mutuo e vero amore tra gli sposi risponde all'altissima vocazione dell'uomo alla paternità. Però molti di voi, insomma, anche fra noi, no? Ci possiamo chiedere, le coppie che non hanno figli, sappiamo quanta sofferenza questo comporti, no? Per molte coppie che desiderano avere figli però non li possono avere. E, è importante sapere, e su questo facciamo riferimento all'Amoris Laetitia, che il matrimonio appunto non è stato istituito solo per la procreazione. E quindi anche quando non c'è la prole, comunque il matrimonio perdura come comunità e comunione di tutta la vita e conserva comunque il suo carattere di indissolubilità, anche perché la fecondità di una coppia non è solo una fecondità di tipo generativo in senso stretto, ma anche una fecondità di carità, di accoglienza, anche di sacrificio. E la stessa maternità non è una maternità esclusivamente biologica, ma si può esprimere in tantissimi modi. Questo per dire appunto che in ogni caso, sia con sia senza i figli, comunque l'amore coniugale appunto è un amore fecondo sotto tanti aspetti. Conclusione di questa chiacchierata, il consiglio che ci sentiamo di lasciare fa riferimento all'episodio abbastanza famoso delle nozze di Cana, in cui Gesù appunto compie il suo primo miracolo trasformando l'acqua in vino, e quindi un momento di tristezza in un momento di gioia. E questo sta a significare che Gesù, se noi lo invitiamo al nostro matrimonio, viene volentieri e viene per rimanere, e quindi per trasformare i momenti di tristezza in momenti di gioia. Ma ovviamente noi non invitiamo al matrimonio il primo sconosciuto che passa, ma gli amici più stretti, no? Quindi vuol dire che dobbiamo prima crescere nell'amicizia con Gesù personalmente, e poi anche come coppia, e invitarlo appunto al nostro matrimonio. E ovviamente il percorso di fede vissuto personalmente o vissuto in coppia si modifica e diventa molto più bello. Thank you.